momento con Coffee Break ad Ostuni siamo come sempre al bloom, le temperature non ci consentono di stare fuori, abbiamo dato fino diciamo a metà di dicembre, adesso però purtroppo siamo ritornati all'interno, ospite del nostro appuntamento di questa prima puntata del 2023, come vedete a fianco a me l'ex sindaco di Ostuni Guglielmo Cavallo che ha accettato il nostro invito. Guglielmo, è un piacere ritrovarti. Grazie per l'invito, un saluto a tutti quelli che ti seguono, che sono tantissimi. Quindi salutiamo tutti gli amici che nonostante questo 2023, che non sarà diciamo politicamente allettante per la città di Ostuni, perché molto probabilmente la data delle elezioni politiche slitterà al 2024, almeno questo è il sentore che si ha da quello che accade nei comuni che purtroppo vengono sciolti per infiltrazioni criminali, quindi molto probabilmente la campagna elettorale la vivremo forse o a settembre oppure andremo direttamente nel prossimo 2024. Intanto nelle ultime ore è arrivata praticamente insomma la sentenza del TAR che ha rigettato quelle che sono state insomma le cose che aveva insomma espresso il vostro ricorso rispetto allo scioglimento del comune. Io voglio partire con te da una frase che tu dicesti nella conferenza stampa dell'anno scorso, quando poi arrivò il decreto praticamente successivo all'ultimo consiglio dei ministri, che era quello appunto a firma della dottoressa Lamorgese. Dicesti: mi dispiace per la città di Ostuni. Ecco, voglio partire proprio da quelle parole che sono state poi praticamente, ce ne rendiamo conto da quello che è accaduto e da quello che sta accadendo in questi giorni. La città di Ostuni credo che ormai stia diventando un fanalino di coda, era una perla per quanto riguarda il turismo, il Mediterraneo, per quanto riguarda anche l'attività politica. Ci ritroviamo purtroppo in condizioni molto precarie. Sì, vedi Flavio, un anno fa circa, proprio un anno fa, questo periodo di scioglimento, io dissi, mi dispiace ma dissi anche un'altra cosa importante, cioè che la percepivo come un'ingiustizia per la città, per la classe politica e anche per me personalmente. Certo. Sapevo che tutti questi scioglimenti si accompagnano a una fase di stasi esagerata nella vita amministrativa, per cui intravedevo i problemi che poi si sono manifestati. Questo è il senso anche della tristezza nel sapere in anticipo quello che sarebbe stato il futuro, vedendo. Ma non, ripeto, non è neanche una responsabilità che è stato chiamato all'amministrare Ostuni in questo periodo, è che purtroppo una città come Ostuni non ha tempo per l'ordinaria amministrazione, deve avere una straordinaria amministrazione. Come hai detto tu, erano stati raggiunti dei risultati, soprattutto nel campo del turismo, eccezionali. E Ostuni è rientrata negli ultimi anni nella top 10 delle medie turistiche pugliesi in maniera stabile, dopo che in passato non era uscita. Tutti i dati portavano un incremento di presenze, di arrivi di presenze, e soprattutto la grande novità degli ultimi quattro anni è stata la capacità di attrarre investimenti di privati, grossi investimenti. Allora, questo lavoro che è stato fatto doveva continuare con una promozione del territorio continua. Devi programmare questa cosa e poi devi farla. Nella amministrazione io sapevo benissimo che non sarebbe stata possibile, ma tutti gli uffici hanno subito un rallentamento, perché la mancanza della parte politica comporta anche questo. I posti sono stati al momento respinti dal TAR, faremo l'appello al Consiglio di Stato. Riteniamo che la sentenza del TAR rappresenti un passo avanti rispetto a quello che avevamo letto nella relazione del prefetto, perché fa fuori diverse situazioni, non le considera proprio, e quindi restringe il campo di attenzione delle situazioni. Ma proprio perché le restringe, quelle che sono rimaste per noi sono state esaminate non completamente dal TAR del Lazio, perché noi avevamo depositato, riteniamo, documentazione capace di contrastare le argomentazioni della prefettura e poi contenuta nella relazione del ministro. Si va avanti in questa battaglia, una battaglia non solo per una parte politica, questo sarebbe
un errore, mi spiace che non sia stata percepita in pieno da tutti, questa è una battaglia per tutti quanti. Abbiamo visto poi praticamente nel rallentamento della macchina amministrativa, normale amministrazione, anche quello che è accaduto alle varie strutture, cioè nel senso che Ostuni ormai non ha quasi più una struttura agibile, abbiamo visto la vicenda del Pala Gentile e altre strutture che purtroppo sono state chiuse, che giustamente il comune, grazie alla politica, sbloccava e faceva funzionare, però purtroppo insomma, sì, in generale sulle opere pubbliche noi abbiamo intercettato tanti finanziamenti. E uno di questi era quello del Pala Gentile. Il Pala Gentile quindi era destinato a un periodo di chiusura, diciamo, per consentire questi lavori straordinari, un finanziamento che si aggira intorno ai 900.000 euro che avevamo intercettato su due bandi differenti. E quindi i lavori andavano certamente fatti, ma poi era tutto un programma di lavori in corso, per come è stato messo a norma anche il campo comunale, il Nino La Veneziana, e una serie di opere che avete anche visto adesso, anche il campo, il precampo sempre del Nino La Veneziana, tutta una serie di interventi che si portavano avanti, si stanno portando avanti con una certa lentezza. C'è tanta programmazione che abbiamo fatto in questi 3 anni, oltre a dare poi compimento alla programmazione che era stata fatta dall'amministrazione precedente, perché voglio ricordare che anche alcune opere che sono state fatte, alcuni finanziamenti che sono stati intercettati, è perché c'era stata una candidatura, per tutti, quella della piazza del centro storico, che era una candidatura avanzata dall'amministrazione Coppola, dove vivevo anche vice sindaco, l'assessore Francesco Palmisano, assessore dei lavori pubblici. Tutto un lavoro iniziato, non doveva essere sospeso, non doveva essere interrotto, quindi ci troviamo di fronte a questa situazione che, ripeto, stiamo combattendo a tutti i livelli per riportare lo studio alla normalità. In questi giorni ci stiamo poi ritrovando anche davanti, no? L'ho letto ieri sera proprio il suo ultimo post che riguarda la candidatura dell'UNESCO della Via Appia, un luogo, cioè una parte importante della Via Appia passa per la nostra città, vediamo come naturalmente la promozione è fondamentale, non se ne è parlato. Credo che non ci sia stato neanche nessuno che sia andato a Roma con gli altri sindaci e con tutti gli amministratori per dare il via appunto a questa candidatura che è fondamentale per il nostro territorio. No, nessuno è candidato insieme a tutto il percorso della via Appia, che poi coincide in parte anche con quella traiana. È un lavoro anche quello iniziato da tempo, è un aspetto che seguiva principalmente l'assessore Elena Pecere, avevamo avuto anche una tappa qui sulla via Traiana, del pellegrinaggio che si era svolto da Cantello di Gerusalemme. Insomma, siamo stati sempre attenti a questo sviluppo del turismo, che è un segmento molto importante, quello del turismo lento e sostenibile, con i cammini, e noi avevamo abbiamo la fortuna di insistere sul territorio dove ce ne sono parecchi, c'è quello Materano, c'è quello Lappi, c'è quello Traiana e la Francigena, la via Francigena, e quindi insomma abbiamo insistito molto su questo aspetto, curando molti rapporti con le istituzioni, abbiamo aderito all'associazione delle vie Francigena e poi da ultimo avevamo anche iniziato un percorso nuovo che non c'entra con gli storici cammini, ma che poteva avere una valenza anche culturale e turistica, quello delle vie Oronziane, cioè questo certo insieme di comuni che fanno parte insomma di quella tradizione della storia che riguarda Sant'Oronzo. Nulla a che vedere con quelle altre situazioni che abbiamo detto, però era anche un inizio. No, riteniamo che sia stato una cosa fatta molto bene, anche lì bisogna sempre continuare, mai fermarsi. Chiudendo il cerchio, diciamo, della parentesi che riguarda l'attualità e rispetto a quello che in particolar modo riguarda le opere pubbliche, altro nodo cruciale è sicuramente il porto di Villanova, che dovrebbe concludere le operazioni di dragaggio entro diciamo la fine di questo anno, la fine del 2023, e l'altro nodo che ti chiedo, Guglielmo, è quello della sanità con l'ospedale di Ostuni, quindi partendo da due grandi opere che purtroppo sono ancora legate al palo. Su tutte e due queste opere noi siamo stati molto attenti, naturalmente in nessuno dei due casi siamo stati
noi a decidere i tempi, perché supporto, ricordo che la procedura è una procedura in capo alla regione per quanto riguarda l'intera opera del porto. Dopo alcuni anni e su nostra sollecitazione, la regione ha voluto verificare l'esistenza dei requisiti tecnico e finanziari, di quello che poteva essere l'unico concorrente che giudicasse la procedura. Questa nostra esistenza ha portato alla verifica che ha avuto esito purtroppo negativo, e quindi quel progetto, quell'iter iniziato tanti anni fa con una procedura comunale e con una regionale, è andato purtroppo a terminare male. Naufragato per i parenti. Quindi naufragato, per dirla in termini generali. E invece abbiamo intercettato il finanziamento per il dragaggio, che molto opportunamente non abbiamo potuto far confluire nel più grande progetto, come pure c'era stata prospettata come ipotesi. E per fortuna così abbiamo mantenuto il finanziamento del dragaggio, altrimenti non avremmo perso insieme al finanziamento per il dragaggio. È stata una scelta dettata da una serie di considerazioni, non ultima quello appunto che ci ha portato a chiedere la verifica dei requisiti della società. E quindi adesso invece dipende da noi l'opera del dragaggio, cioè la progettazione poi i lavori. Si sono dovuti ripetere le operazioni di caratterizzazione delle acque dei fondali, perché hanno una certa abilità temporale, quindi sono state ripetute, questo ha allungato molti tempi, e adesso io spero che si possa concludere tutto bene. L'ospedale non dipende, lo sanno tutti. Grazie. Non dipende naturalmente dal comune, perché è una politica della sanità, che è una politica regionale, che poi le singole ASL vanno ad eseguire. Non siamo stati trattati bene, ma da questo da sempre, da più lustri, e le tante battaglie che abbiamo fatto non hanno subito effetti positivi, e soprattutto c'è a livello generale una situazione della sanità, sia a livello nazionale che regionale, un po' preoccupante. C'è carenza di medici un po' dappertutto, e soprattutto non c'è non sono scelte occupate che dovevano essere fatte anche negli anni scorsi, purtroppo alcune scelte dettate da oggi che non sono quelle né dell'efficienza né di numeri, ma probabilmente altre, di campanile eccetera, hanno visto sacrificare la città di Ostuni. Il tempo per rifarsi sempre c'è, ma ci deve essere una volontà politica, è chiaro. Noi ci troviamo in questa situazione perché le battaglie non hanno avuto effetto, ma bisogna anche capire che chi dall'altra parte non ha voluto recepire le istanze, perché qualcuno questa responsabilità ce l'ha. Quindi credi che una volta che entrerà in funzione l'ospedale di Fasano Monopoli, il nostro ospedale, che io penso non vedrà la luce nel completamento a 360 gradi, perché al momento si stanno cercando dei finanziamenti che riguardano il primo piano, il piano terra, dove dovrebbe sorgere il pronto soccorso, il laboratorio analisi, la radiologia, al primo piano ci dovrebbe essere la rianimazione con 8 posti. Credi che una volta che insomma verrà inaugurato quel nuovo ospedale tra Monopoli e Fasano, il nostro diventerà un PTA? Beh, io ho l'età sufficiente per ricordare le difficoltà di inaugurare il Pellino, quindi so quanto tempo ci vorrà per inaugurare anche il nuovo ospedale. La riflessione che mancava, in senso di giustizia sociale e di attenzione a tutti, è quello che Ostuni è un bacino ben più ampio della città stessa, come funziona i servizi sanitari, e soprattutto Ostuni per ormai molto più che 3 mesi all'anno diventa una città che ha tanti e tanti abitanti in più di 31.000 che sono sulla carta. Una riflessione su questo avrebbe dovuto portare a
a scelte differenti. Non c'è stata, non c'è stata in maniera, diciamo, consapevole, ecco perché bisogna richiamare tutti le responsabilità. Questo lo vedremo sicuramente anche nelle prossime ore. Il governatore Emiliano sarà nella nostra città e gli chiederemo che cosa sarà, per utilizzare il titolo di una canzone di Lucio Dalla, cosa sarà l'ospedale di Ustuni anche per il prossimo futuro. Il governatore Emiliano che ha detto che lo scioglimento del comune di Ustuni, insomma, l'ho fatto arrabbiare molto, l'ho fatto pensare molto, ma anche perché giustamente per l'immagine della Puglia lo scioglimento del comune di Ustuni, per come è avvenuto, possiamo dare ragione alle parole di Emiliano. Io sono convinto che il discorso giuridicamente non faccia una piega. Del resto io ho letto diversi commenti in questi giorni, subito dopo l'uscita della sentenza. Si passa dalla critica alla legge che effettivamente viene applicata, come ha detto il professor Francesco Saponaro, in modo poliziesco, a considerazioni di merito sui fatti, proprio di studio, e come quelle del presidente Emiliano, del governatore Emiliano. Meglio di me non lo sa nessuno. Io ho letto anche documenti che sono riservati, di cui non posso parlare, che hanno depositato a Tar del Lazio, e la sensazione che fosse un provvedimento ampiamente evitabile, cioè, del resto, come ho sempre detto, non abbiamo mai avuto nessun tipo di intimidazione, non abbiamo mai orientato i nostri atti a favorire persone vicine al mondo della criminalità. Per cui sappiamo che l'infiltrazione così come viene concepita non c'è mai stata. Questa sensazione evidentemente ce l'hanno anche altri politici che operano sul territorio, come il governatore, ma devo dire anche tutti i sindaci della provincia, che nel momento dello scioglimento sono stati molto, molto solidari, a cominciare sia dal presidente che all'epoca uscente, che era Rossi, sia quello che si sapeva sarebbe diventato presidente, ma tutti quanti hanno espresso privatamente dei dubbi sulla scelta, però è chiaro che adesso tocca alle comunità. No, dico, possiamo dire sindaci come Guglielmo Cavallo che si mettono insieme per insomma, portare all'attenzione anche dei nostri parlamentari questa, che è una legge che è un po' ambigua, no? Abbiamo visto anche a Carovigno, cioè Carovigno tornerà al voto in questa primavera, è un po' ambigua sotto alcuni punti di vista. Io ho avuto modo di studiare, per forza di cose, diversi precedenti, e in molti casi si è verificato che la mancata fase del contraddittorio, cioè la possibilità nel corso del procedimento di dare delle spiegazioni, e che le spiegazioni tu riesci a darle in questa fase soltanto quando vai in giudizio, sostanzialmente, e se, come nel caso di Carovigno, il Consiglio Comunale si scioglie prima per dimissioni, neanche questa fase è possibile. Resta scritto quello che è scritto nella relazione senza che nessuno possa confutare, e questo impedisce di risolvere meglio alcune situazioni. Da parte di tanti altri amministratori c'è stato il tentativo di chiarire, come abbiamo fatto noi, le situazioni, di porre rimedio dove venivano indicate le carenze, soprattutto degli uffici, perché questo stringi si tratta, e però c'è resistenza, perché così come viene interpretata sia dalle prefetture sia in gran parte della giurisprudenza di TAR del Consiglio di Stato, è una materia che porta a queste conseguenze, a questi risultati, così come viene pensata, eccetera. Ecco perché si potrebbe pensare a migliorare questa legge, oppure ad applicarla in maniera un po' più intelligente e vicina al territorio, che sarebbe quello di consentire, per esempio, alle amministrazioni di far chiarezza e far correggere gli errori naturalmente rivenuti e proseguire, oppure indicare responsabilità precise di chi ha dato luogo alle disfunzioni e punire chi ha sbagliato, ma punire tutta una classe politica, punire tutta la città, una comunità, per degli errori di 2, 3, 4 persone, a me
sembra esagerato, ammesso che questi errori ci siano, perché poi anche questo è in discussione. Veniamo invece alla pagina politica, perché lo scioglimento del Consiglio Comunale, sotto un certo punto di vista, magari ha dato anche un via libera alle forze politiche di riorganizzarsi con tempi molto lunghi, però io so che con la sua maggioranza lei comunque continua ad avere delle interlocuzioni. Abbiamo visto praticamente che è stata nominata la nuova segretaria cittadina di Fratelli d'Italia, che è Maria Pesce, componente della tua lista civica nelle scorse amministrative, poi Maria Pesce è stata anche eletta nei banchi appunto di Obiettivo Comune. L'unico nodo è rimasto forse quello di Fratelli d'Italia, che è rimasto, diciamo, è rimasta alla finestra sotto il punto di vista amministrativo nell'ultima parte dell'amministrazione, però credo che tutti gli altri siano allineati e coperti, possiamo dire così. Ma no, ci sono stati degli incontri che abbiamo continuato a portare avanti, perché di politica bisogna occuparsi sempre, insomma, quando si occupano le poltrone, quindi siamo interessati alle questioni del territorio. Abbiamo anche sollecitato alcuni provvedimenti in questo periodo, perché io e chi faceva parte della maggioranza, della giunta, pensiamo che si debba essere d'aiuto a chi si trova a governare adesso la nostra città. Infatti siamo permessi di suggerire alcune soluzioni, per esempio la vicenda dei problemi in estate. Ho proposto una forma di mediazione che poi invece non è stata accolta, ma dico, in diverse situazioni abbiamo voluto parlare dei problemi della città, che abbiamo e continuiamo ad avere a cuore, a prescindere dal ruolo che ricopriamo. E certamente ci sono dei movimenti all'interno di tutti gli schieramenti. Maria Pece, perché è stato un obiettivo comune, ha voluto fare questa esperienza del partito insieme al fratello Natale. Penso che si aggregheranno altri della ex maggioranza, e io sono contento, perché Maria Pece ha iniziato con un obiettivo comune, quindi vedere crescere, voler crescere nell'impegno politico una donna che ha iniziato a fare politica insieme a me fa molto piacere, e auguro veramente di far bene per la città di Ostuni. Anche perché noi avremo un problema tutti, penso, dopo quello che è successo non sarà facile avere un coinvolgimento della città nell'impegno politico, lo dico come preoccupazione, perché il segnale che è stato dato, questa attenzione, uso la parola di Francesco Sabonara, poliziesca alla vita politica, alla vita privata, in alcuni casi, e non incoraggia le persone a impegnarsi. Quindi vedere che chi è stato in politica ed è rimasto pure scottato da questa situazione ha ancora voglia di impegnarsi è un fatto veramente, veramente positivo. Io auspico che più persone vogliano impegnarsi a prescindere dallo schieramento politico, perché c'è bisogno di avere sempre un costante scambio e ricambio di idee, anche di persone, perché il mondo si evolve, sono cresciuti in questi anni, c'è bisogno di andare avanti in tutti i sensi. Ritorneresti a fare il sindaco di Ostuni, nonostante naturalmente c'è un processo amministrativo che andrà avanti, che riguarda te, riguarda Francesco Beato, con l'ex consigliere Corona all'epoca dei fatti assessore? Ti piacerebbe ritornare al timone di questa città? Lo faresti volentieri? Si devono creare i presupposti che questo accada, e come è stato fatto per la prima candidatura, non è stata una scelta diciamo personale, soltanto personale, c'è stata un'adesione mia a una proposta. Ecco, se dovesse esserci. Ci sono state anche le primarie, ricordo. Ci sono state le primarie, un gruppo di persone che ha deciso di sostenermi. I tempi mi sembrano lontani per una decisione, nel senso che c'è molto tempo, come dici tu,
ancora deve, insomma, devono sistemarsi alcune situazioni, come vedi i movimenti si stanno creando all'interno delle parti, ognuno sta cercando il dialogo con le forze immediatamente vicino, prossimo, oppure, chi lo sa, potrebbero anche esserci dei giochi diversi, delle situazioni che vedono un maggior coinvolgimento della società civile rispetto ai partiti politici. Si possono verificare tantissime situazioni, per cui adesso avanzare la candidatura in questo momento. No, è veramente, dicevo proprio a livello personale, a livello umano, sarebbe velitario. A me piacerebbe più di tutto che il gruppo di lavoro che c'è stato continuasse, perché io sono convinto che abbiamo andato bene, abbiamo fatto una bella esperienza, sono emesse delle personalità giovani, più giovani di me, importanti, che meritano veramente di continuare. E poi l'altra cosa che spero che si riconosca che il grande lavoro che è stato fatto, io non mi stancherò di raccontare i numeri che abbiamo raggiunto in 2 anni e mezzo, io voglio fare la gestione della pandemia con i servizi sociali, con il volontariato, che hanno visto soprattutto il settore dei servizi sociali con l'assessore Giovanni Palmisano lavorare tantissimo, e i risultati raggiunti magari subito dopo il nostro scioglimento, l'ultimazione delle case popolari non è una cosa da niente, erano anni che quei lavori erano sospesi, fu ripreso il finanziamento grazie all'intervento della giunta Coppola con l'assessore Francesco Palmisano, noi con l'assessore Francioso e poi dopo con l'assessore Spennazzi siamo andati all'estensione e poi all'assegnazione delle case popolari, un fatto che dovrebbe avvenire, che è storico, no, è stato già assegnato, quindi è un risultato storico. C'erano lì le palazzine, mi ricordo, già da quando facemmo la campagna elettorale precedente, c'erano lì le palazzine abbandonate da anni, invece è stata la capacità di riprendere, di concludere, cioè tutto questo grande lavoro deve essere riconosciuto e continuato lì dove abbiamo seminato, e quindi mi piacerebbe che ci fosse un bel raccolto per la città in termini di opere pubbliche, di interventi e di costruzione del sociale. Costruire con l'armonia all'interno della società dovrebbe essere il ruolo di tutti, e io spero che la città voglia continuare su questo. Ce n'è tanto bisogno, perché purtroppo le situazioni di conflittualità emergono molto spesso. Io non ti faccio domande sull'altra parte politica, cioè su chi si sta riorganizzando in questi giorni, leggiamo sui giornali, comunicati stampa, organizzazioni, convegni che riguardano la segreteria del Partito Democratico Nazionale, quindi anche accordi che potrebbero esserci a livello locale. Di questo è inutile che ti faccio domande, Guglielmo, ti chiedo una cosa: come abbiamo proprio aperto questa trasmissione, cioè nel senso che ti dispiaceva quello che è accaduto alla città di Ostuni, ecco, come vedi il futuro di questa città quando ritornerà la politica a decidere quello che sarà appunto il futuro di questa città, proprio in previsione di quello che dicevi tu, dei tanti investimenti che stanno arrivando proprio, diciamo, nei pressi della zona che va tra la Valle d'Itria, Villanova e il nostro territorio? Io sono convinto che se ognuno è capace di fare la sua parte, di svolgere il suo ruolo lì dove è chiamato a farlo, Ostuni può avere una prospettiva straordinaria. Questo significa l'impegno di tutti, dai professionisti agli imprenditori, alla parte politica, al sociale, tutti i settori, alla scuola, l'educazione, sono molto importanti. E quindi se uno saprà fare la parte, Ostuni ha un futuro radioso e luminoso, e noi abbiamo iniziato a intravedere il percorso e a muovere i passi in maniera spedita verso questo futuro. Quindi non tutto dipende dalla politica, molto dipende da noi stessi, da come continuiamo a far bene il nostro. Penso al settore dell'educazione e della scuola. Bisogna rendersi conto del patrimonio che abbiamo, gli insegnanti e i dirigenti scolastici che hanno fatto progredire molto le scuole di Ostuni.
Questo significa formare generazioni nuove. Bisogna rendersi conto della ricchezza che abbiamo dal punto di vista associativo, che riguarda non solo il volontariato, che è straordinario, senza il quale noi non avremmo affrontato, potuto affrontare la pandemia, a livello culturale, con le tantissime proposte culturali che arrivano dall'associazionismo ostunese e anche di paesi intorno, e da quello sportivo che svolge una funzione molto importante, che non è soltanto quello di forgiare gli atleti, ma di far crescere donne e uomini in maniera sana. Tutti questi hanno continuato in questo anno a fare il loro, lo hanno fatto bene. Io sono convinto che sono stati quelli che hanno dato la risposta migliore, tranne alcune difficoltà legate appunto allo sport e alle strutture. Per il resto, a me sembra che abbiano fatto tutto bene. Deve far bene la classe imprenditoriale. Ci vuole un po' di coraggio da parte nostra, classe imprenditoriale, e poi la parte politica, e quella burocratica, deve essere decisiva. Chiunque dovesse trovarsi a governare la città deve rendersi conto che non si può avere un approccio ideologico rispetto all'investitore che viene da fuori. Purtroppo per lungo tempo c'è stato una sorta di sbarramento, e invece bisogna accogliere l'investitore che sceglie Ostuni anche per fare la crescita, certamente per un ritorno personale economico, altrimenti non sarebbe un imprenditore, ma questo crea dei vantaggi. Del resto, quando sono stati costruiti i villaggi di Rosa Maria e Artur, eccetera, erano investimenti che poi hanno portato la ricchezza a tutto il territorio. E nella stessa ottica bisogna guardare questi investimenti che noi abbiamo in qualche modo auspicato e favorito. E io ho incontrato alcuni diciamo in presenza, come i rappresentanti di Belmondo, del gruppo Vuitton, no? Li ho incontrati diverse volte, stanno continuando quello che era l'investimento dei veronesi, e hanno portato già nelle casse del comune tanti soldi e porteranno il lavoro, la stessa cosa con Forsison, la stessa cosa con il gruppo Passera, che abbiamo pure incontrato durante il mio mandato, con il gruppo di Forsison abbiamo fatto delle interlocuzioni anche da remoto diverse volte, dimostrando la nostra disponibilità, la nostra apertura a questi investimenti. Sono stato in regione anche a parlare di questi investimenti. Non bisogna bloccarli, non bisogna bloccarli né per un motivo ideologico né per motivi meno nobili, che potrebbero essere quelli del voler favorire altri del posto, perché non è questo il modo di costruire la città. Chi fa impresa sa farla, perché stiamo parlando di grandi professionisti, e porta anche ricchezza. Non bisogna, questo bisogna dirlo, non bisogna spendere il territorio. In questi anni il fatto che abbiano scelto Ostuni per investire è anche perché il territorio è stato ben difeso, e quindi non bisogna spenderlo. Per cui questi sono investimenti grossi, tra altre cose che si inseriscono sul piano regolatorio già previsto, già previsti interventi, alcune addirittura sono ristrutturazioni così esistenti, ragione per cui non c'è adesso una spendita del territorio, una deturpazione, o meglio è programmato il lavoro di edificazione. No? Il resto bisogna tutelarlo e proteggerlo, caratterizzare la proposta, perché in questo momento non bisogna farsi prendere dalla globalizzazione del consumo, e quindi proporre le stesse cose che un altro territorio potrebbe proporre. Invece bisogna caratterizzarla. La Puglia gode in questo momento di un grande favore mediatico in tutto il mondo, direi, e quindi bisogna sfruttare, promuovere il territorio bene e andare avanti. Come vedi, le prospettive sono rose, bisogna rimboccarsi le mani e riprendere un percorso, senza pensare che questo periodo che abbiamo vissuto sia,
sia frutto di malgoverno, eccetera. Io ripeto, dobbiamo prendere coscienza che Ostuni non è stata amministrata da persone legate al mondo della politica. Nessuno di noi lo è stato, nessuno di noi lo è e lo sarà. È stato purtroppo un atto ingiusto, come detto, ma non dobbiamo per questo abbandonare né la volontà di fare il bene né la voglia di privilegiare, perché poi questa voglia della nostra città anche di essere, di continuare a essere quello che io definito una perla della Puglia è una volontà bella, quindi dobbiamo tutti spingere a fare la città sempre più bella, che è l'auspicio che faccio qui. Io ringrazio Guglielmo Cavallo per essere stato con noi in questo nostro appuntamento, questo primo appuntamento del 2023. Seguiremo e continueremo a seguire naturalmente la vita politico-amministrativa e anche associativa della nostra città attraverso i nostri incontri. Ringrazio Alessio Casarano che si è occupato della parte tecnica di questo nostro appuntamento. Guglielmo, che dirà alla prossima, ci ritroveremo sicuramente. È sempre un piacere durante quest'anno avremo modo di risentirci e riaggiornarci. Noi ci rivediamo al prossimo appuntamento con Coffee Break, sia su Studio Notizie che su Apulia Guardivo. Grazie a tutti.